che la preghiera energetico ti consola e ti fa compagnia? Sì, è vero. Allora preghiamo insieme. E l'armonia cresce di più, perché con noi ci sei tu. Caro Padre, dolce Spirito, sei nel mezzo Gesù. Questo incontro, un'atmosfera del cielo. Sono 27 anni che servo il Signore e avete visto voi stessi che c'è potenza di Dio, c'è tanta potenza. Il Signore opera prodigi e miracoli e ahimè purtroppo facciamo fatica a far convertire un'anima. Lo dimostra il fatto che non arriviamo fuori al vicolo, siamo pochi, relativamente pochi. Mi state seguendo? Quindi se in un contesto dove c'è miracoli e prodigi, la gente fa fatica a credere e a correre, come potrebbe aver successo una persona che crede di avere e non ha nulla e quindi come può la gente correre da chi? La gente oggi si è stancata di sentire. La gente oggi vuole vedere i fatti, vuole vedere guarigioni e miracoli. Quindi tutte le persone che hanno pensato di poter fare sono state distrutte perché hanno cercato di distruggere questo contesto. Dice, non andate là, ma non sono andati neanche da loro perché non c'erano miracoli e prodigi. Non c'era la potenza di Dio. Mi sto facendo capire? O noi abbiamo dei veri carismi o è inutile che ci inorgogliamo e crediamo di poter fare. Non puoi fare se Dio non ti unge e non puoi fare se Dio non ti dà la forza. Non puoi fare se tu non hai uno spirito di pazienza grande quanto il mare. Devi avere tanta pazienza, perché se tu ti lamenti e mormori per una piccola cosa e non hai pazienza, come puoi fare il servo di Dio? O come puoi avere un compito maggiore di quello che ti è stato affidato? Lo capisci o non lo capisci che tu devi crescere spiritualmente per poter avere un compito maggiore? È tutta presunzione. Tutte quelle persone che hanno creduto sono state distrutte. E se qui avevano un compito, fuori non fanno nulla. Allora, se avete un piccolo compito, ringraziate il Signore. Il servo di Dio non serve se stesso. Sapete che cosa succede? Che se io penso di servire me stessa, vengo distrutta. Che significa servire se stessi? Significa che io voglio la gloria, voglio essere applaudita, voglio essere al centro dell'attenzione e credo di poter tenere tutti ai miei piedi. Quando una persona crede di servire a se stesso, ma non si serve a se stessi, si serve Dio. Per servire Dio non avrai la gente ai tuoi piedi. Non avrai potere, non sarai né applaudito e non avrai la gloria. Perché? Avrai tutto il contrario, stai servendo Dio e la gente ti sputa in faccia, ti calpesta e avrai ogni sorta di calunnia, ingiuria. E se non stai attento ti ammazzano pure. Come Gesù. Quindi tu sarai deluso perché pensavi di servire te stesso. E dici, oh, e allora la gente non mi applaude. E cadi. Ma se servi il Signore, nonostante ti calpestano, tu hai la forza di stare sempre in piedi, perché non è più forza tua, è forza di Dio. Mi sto facendo capire? Se tu pensi di servire te stesso, di metterti in mostra, e pensi che quel compito che hai avuto non è abbastanza, ma vuoi stare al mio posto, io potrei anche dirti adesso, mi siedo là, vieni qua, e mostrami cosa sai fare. Potrei dire questo, ma che cosa mostrerei?
Non mostrerei niente perché già so che tu non ce la fai. Già so che tu non sei all'altezza. Quindi non è bene che tu cerchi di crescere spiritualmente? Se io ho bisogno della sarta, io... Quante sarte ci sono? Vado da lei, perché lei è sarta. Se ho bisogno di farmi fare la gonna, lei me la sa fare. Se ho bisogno di sentire la musica, devo andare da lui. Mi sto facendo capire, ma io non so più come parlare. Perché puntualmente esce fuori l'orgoglio, la presunzione, e vi scannate, e siete gelosi. E vi mettete anche a capo di rivolte. Capeggiate anche delle piccole rivolte cercando di crearvi un'opinione intorno a voi. La salvezza è personale. Se qualcuno capeggia una rivolta, digli, ragazzo o ragazza, la rivolta la fai tu solo. Perché io voglio servire Dio. Sono arzigocolata, mi sono fatta capire. Ognuno al posto suo. Ognuno fa quello che, di cui è capace. Se io penso di fare il Presidente della Repubblica, io sto uscendo fuori di senno, perché io il Presidente della Repubblica non lo so fare, non lo posso fare. E non posso pensare di farlo. Io lo dico perché vi voglio bene. Ci sono state tante, 27 anni di esperienza. Non ho visto nessuno presuntuoso che ha avuto successo. Ho visto le persone umili che sono cresciute. Gesù com'era? Mite e umile. Mosè com'era? Mite e umile. Non lo so quante volte ve lo dirò. Quante volte vi farò questo discorso? Io spero che ve lo farò ancora, perché è positivo se io parlo. Ma il giorno in cui non parlerò più, chi si mette a capo di una rivolta sarà distrutto, non avrà più consigli. Non starò più dalla sua parte. È chiaro? Io vi voglio vedere, io potrei anche andare da sola. Potrei avere con me solo poche persone, ma ho detto, se volete venite tutti, siete liberi di farlo. Se avete da lamentarvi, fatemi sapere, lamentatevi adesso con me, fatemi sapere in che cosa io ho sbagliato con voi. Allora mi capite quanta forza ci vuole? Mi sto facendo capire? Allora, mi sapete dire chi è che non fa un servizio? E perché vi lamentate? Allora, se vi lamentate, io devo supporre che voi non volete fare il servizio che fate, ma volete che io mi metto di qua e voi vi mettete là. E solo questo io devo pensare. Volete stare al mio posto? Volete farlo? Volete provarci per una volta sola? Per un giorno solo? Un giorno solo. Allora non è il caso che adesso chiedete perdono al Signore, perché la bocca dice quello che è nel cuore. Cosa pensate che c'è nel mio cuore? C'è soltanto sofferenza. Perché io vi voglio bene, però voi non me ne volete. E non volete neanche bene a Gesù. E non considerate neanche Gesù. Perché se Gesù ha stabilito che io devo stare di qua e voi dovete stare di là, e voi scalcitate perché non volete questo, state dicendo a Gesù, tu hai scelto male. Tu non vedi giusto. Vogliamo andare avanti? O volete che io vi abbandoni? E mi interesso solo di evangelizzare dove il Signore mi manda? Sareste in grado di camminare da soli? Non ho avuto modo io di vedere che non appena vi lascio, molti di voi fanno solo pasticci? D
ditemi in che cosa ho sbagliato e adesso lamentatevi. A voi il microfono. Che cosa non vi va? Avete anche la possibilità di andarvene e vedere se quello che volete fare lo potete fare altrove. Ve lo dico sin da adesso, ve lo diranno i fratelli che sono più esperti, che sanno che al di là di questo contesto non si fa nulla. Nessuno ha un compito. Il Signore mi disse: togli tutti i compiti e aspettati la reazione. Questo è successo 2 anni fa, te lo ricordi? E da 2 anni a questa parte abbiamo perso perlomeno 30 fratelli e sorelle che credevano che avessero, che potessero fare. Chi credeva di poter cantare, chi credeva che era profeta, chi credeva che poteva stare a fianco di qualcuno più in vista. E ahimè, purtroppo so che questi figli spirituali non fanno un bel niente e si trovano in brutte condizioni. Io non ho bisogno della gloria, io non sto servendo me stessa, io sto servendo Dio. E se non stessi servendo Dio, basterebbe questa serata per dire: vi abbandono, camminate come volete, ma io sto servendo Dio. E non importa se voi mi schiaffeggiate, io continuo ad andare avanti e ad amarvi, a darvi tutto quello di cui avete bisogno. E più tardi dirò al Signore: Signore, guariscili se io ho trovato grazia agli occhi tuoi, come fece Mosè. Intercederò ancora per voi e il Signore vi darà. Amen. Non voglio più sentire mormori. Non voglio più sentire lamentele. Se le avete fatte, adesso abbracciate il fratello o la sorella che avete ingiuriato, avete calunniato, avete parlato male. Non voglio che qui dentro ci siano odi e rancore tra voi. Non voglio, perché altrimenti dirò: tu non sei degno di essere figlio di Dio, non sei degno di stare in questo contesto. Ne siete tanti, ma io non ho bisogno di tanti. Io ho bisogno di pochi che valgono. E adesso che volete fare? Che volete fare? Mi date una risposta? Ma adesso vi ho mostrato dov'è la realtà. Che non siete mai contenti. Che nonostante le cose si fanno con oculatezza, con saggezza, c'è sempre il malcontento di qualcuno. C'è sempre chi si ribella. Ma la ribellione non è da Dio. Quindi chiunque tu sia, metti il tuo cuore davanti al Signore e dì: Signore, non ho capito che noi abbiamo un compito tutti insieme, compatti. Un compito straordinario e sublime. Abbiamo visto che anche i musulmani si convertono. E non è cosa da poco. E più appresso ci saranno anche cose più serie, anche cose gravi. Anche il rischio ci sarà. Che cosa ne sapete voi nelle assemblee che cosa ci sarà? E il Signore quando mandava a fare la guerra, chi mandava? Quando andavano a fare la guerra, ve lo ricordate? Chi andava? Andava gente che digiunava, pregava e si preparava per andare a fare la guerra. Il Signore sceglieva i migliori, quelli che erano santi, perché altrimenti venivano uccisi. Ma se noi abbiamo ribellione, noi mormoriamo e critichiamo, è certo che non siamo santi. Rischiamo di acchiappar botte. Vi ricordate Giosuè quando andò a fare la guerra? Furono uccisi in tanti. Giosuè pensava che era lui il colpevole, ma il Signore dice: tu sei sempre il mio servo, ma guarda in mezzo al tuo popolo chi è che ha portato i bottini a casa. Ve lo ricordate questo passo? E persero la guerra perché non erano santi.
uno di loro non era santo. Vogliamo vincere? O vogliamo fare fiasco? Se poi siete contenti che facciamo fiasco, tutte queste cose potrebbero distruggere, no? Chi non ha la forza dalla parte di Dio? Basterebbe sapere questo, no? Potrei dire, ma chi me lo fa fare? Io sto spendendo solo la mia vita, le mie forze. Però Dio è con te e tu dici, non importa, andiamo avanti. Andiamo avanti, tu mi darai la forza e io arriverò dove tu vuoi. Noi alzeremo le braccia e diremo, Signore, abbiamo fallito come persone, come individui, ma ci denunciamo. Ricordatevi che io so sempre tutto, e se non lo so io, lo sa il Signore. E se qualcosa a me potete nascondere, al Signore non lo potete nascondere, e Lui lo sa. Ci vogliamo alzare tutti. Signore, perdonaci. Signore, metto davanti a Te questa Chiesa. Metto davanti a Te le mie forze, le forze di ognuno di noi. Modellaci nello spirito, facci essere migliori, aiutaci ad essere santi. La nostra carne è debole, guardiamo soltanto le apparenze. Pensiamo che il potere, la gloria, è per noi, non è per te. Vogliamo essere in prima linea, mostrarci. Io mi ricordo che all'inizio della conversione spazzavo la chiesa ed ero contenta. Guardavo i bambini ed era contenta. E già, perché qui neanche guardare i bambini è un servizio. Non è un servizio per chi, per qualcuno che lo fa. E mi dicevo, io servo il Signore mi vede che sto spazzando la chiesa, il Signore mi vede che io sto guardando i bambini e Lui mi apprezzerà, magari in paradiso io facessi la spazzina. Avessi io un posto in paradiso di spazzina, che cosa meravigliosa sarebbe spazzare il paradiso. Vi pare? State riflettendo? Che sarebbe una cosa straordinaria spazzare il paradiso. Ed ora alziamo le braccia, Signore, riempici di te, Signore. Santo, 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 santo. Deise le hanso swistis. If rain to houses twistis, santo, santo, santo. Se non ho forse, alzo le mani, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani, comincio a sentire un'ansia che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Dove forse tu mi dai, tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Cantano insieme a me, alzo le mani,
alzo le mani, anche se non ho forse, anche se non ho forse, alzo le mani, alzo le mani, anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi, perché quando alzo le mani, quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco, il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare, nuove forse tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Cantano insieme a me, alzo le mani. Alzo le mani, anche se non ho forse, anche se non ho forse, alzo le mani, alzo le mani, anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi, perché quando alzo le mani, quando alzo le mani, comincio a sentire una unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco, il fuoco. Quando alzo le Santo, alziamo le mani e rendiamoci al Signore. Gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Gloria. Cantano insieme a me, alzo le mani, alzo le mani. Anche se non ho forse, anche se non ho forse, alzo le mani, alzo le mani. Anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi, perché quando alzo le mani, quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco, il fuoco. Santo, 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 santo. Vogliamo partire già chiedendo al Signore la guarigione. Signore, guariscici. Ti presento tutti questi figli, Signore Gesù. Guariscili, Signore Gesù. Santo, 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 santo. Mettiamo davanti al Signore lo spirito di critica, spezziamo ogni catena con le nostre generazioni, mettiamo la mano sulla bocca e ricordiamoci che lo spirito di critica ci può portare problemi alle gengive, la piorrea,
ulcere, carie la bocca. Abbiamo già dei casi di figli che hanno avuto antenati che avevano delle bocche che usciva fuori soltanto male, e si uccidevano con la bocca, con la lingua. Criticavano a più non posso. E si sono ritrovate che hanno tutta la famiglia con problemi alla bocca. E se i nostri antenati criticavano, avevano delle bocche che uscivano soltanto veleno. Anche noi possiamo aver ereditato dai nostri antenati e quindi non sappiamo parlare, non sappiamo dire cose belle. Sappiamo soltanto dire malignità, malvagità dalla nostra bocca, uccidere, un po' perché l'abbiamo ereditato e quindi siamo predisposti a questo modo di dire e di fare, ma gli abbiamo anche noi aperto la porta. Quindi non siamo esenti, anche noi abbiamo peccato. Anche noi abbiamo alimentato quello che era inizialmente soltanto una predisposizione. Signore, tocca i nostri denti, le nostre gengive. Tocca, Signore, e aiutaci a dire cose belle. Aiutaci a non criticare, a non uccidere con la nostra bocca. E visestes, in trilia, au visestes, santo, 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 hai fofla, suisdes, Signore, guariscici dalla piorrea, Signore, ma guarisci anche il nostro cuore, perché noi, tutto ciò che esce dalla bocca è nel nostro cuore. I blanchi si stuinsis, se life e fredestis. Santo, 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 santo. Io spezzo ogni catena generazionale con mia madre, i miei nonni fino alla quarta generazione, mio padre e i miei nonni fino alla quarta generazione. Ai Jesus, ai fredestis. Santo, santo, santo. Lois estes in frudostus. Guariscici dalla piorrea, dalla gengivite, Signore, da qualunque ascesso, dalle carie dentali, da tutte le malattie alla bocca, Signore. Qualunque malattia associata alla critica, debole, alla critica distruttiva, Signore. Holdes. Isis is the santos. I blecula isis is pistis istis. I frank holdes this. Holdes santos. Metti il fuoco sulla nostra bocca e guariscici, Signore. Guariscici, Signore Gesù. I bains e sain suises. Fonfo e due esala. Io spezzo ogni catena generazionale con la critica dei miei antenati. Peccati di idolatria. Spezzo ogni catena con mia madre, con i nonni fino alla quarta generazione, con mio padre, con i nonni fino alla quarta generazione, per i peccati di abominio, peccati di idolatria, stregoneria,
carte, tarocchi, sedute spiritiche, effetti satanici di qualunque genere, vermi, malocchi, superstizioni varie, presagi, spiriti indovini, tela, a suizestes, il franco suizest, pride suizestes, associati a malattie alla testa, a malattie al cuore. Io vi ordino, spirito di infermità, di andare via, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Isisela, Alfaifre, santo, santo, santo. Va via, spirito di infermità. Va via, spirito di infermità, nel nome di Gesù. Vattene via, spirito di malattia, nel nome di Gesù. Santo, santo, santo. Ordino a tutte le malattie associate all'odio, al rancore, alla rabbia, all'amarezza, di andare via. Alla depressione, vi ordino di andare via nel nome di Gesù. Malattie associate all'odio, al rancore, alla depressione, quindi mal di schiena, quindi blocchi alla schiena, alla colonna vertebrale, cancro, oiges, ibisrail di destes, ulcere gastriche, duodenali, holdedes, tefaidestes. Artrite reumatoide, artrosi, artrosi diffusa, cervicale, lombare, alle ginocchia, alle mani, alle spalle, all'articolazione scapola omerale. Santo, associate alla magia, stregoneria, tarocchi, sedute spiritiche, obla, ai sinspis, o fintore del Santos. Io ti ordino, spirito di malattia, di lasciare questi figli nel nome di Gesù, di andar via anche da tutti coloro che ci ascoltano attraverso la radio. Libesestes, Ibrahim Kosuisdestes. Io ti ordino, blocco alla colonna vertebrale associato alla lamentazione, allo spirito di lamentazione, alla paura, alle preoccupazioni, nel nome di Gesù. Tusas, e spezzo ogni catena generazionale riguardante le preoccupazioni, le depressioni, le lamentazioni, le amarezze, nel nome di Gesù. Lois estes, e fines twistes. Io spezzo ogni catena generazionale con mio padre, con i nonni fino alla quarta generazione, con mia madre e con i nonni fino alla quarta generazione, per le dipendenze, dipendenze che hanno avuto i miei antenati, dipendenze al fumo, alla droga, dipendenza all'alcol, dipendenza alle carte, al gioco d'azzardo,
bears and seizes this. He flies as this. Duchum rises this. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Ti ordino, spirito di infermità. Di slegare tutti coloro che hai legato sotto le tue grinfie. Io spezzo ogni legame che tu hai costruito, legami alla testa, legami alla schiena, legami all'addome, all'intestino, alla vescica, all'utero. Peos. Santo, 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 ti ordino, spirito di malattia, spirito di infermità, di andar via, nel nome di Gesù. Bibla in sansastis, dulla insistis, dulla foiesis, toisestis, toisestis de santos. Ti ordino, spirito di malattia, di andar via nel nome di Gesù, da tutti questi figli, a partire da quelli che sono in fondo alla sala, alla mia destra, fino a quelli che sono in fondo alla sala, alla mia sinistra. Io ti ordino di scappare da questo luogo nel nome di Gesù. Onze. Gloria. Onze. Ti sgrido, spirito di infermità, ti sgrido nel nome di Gesù, spirito di malattia. Oible. Toccaci, Signore. E adesso, Signore, guarisci. Guarisci, Signore, perché nel tuo nome io ho cacciato ogni spirito di infermità. Adesso guarisci, Signore. Ti prego, Gesù, guarisci questi figli. E anche tutti coloro che ci ascoltano attraverso la radio. Stendi le tue mani sulla testa, sulle spalle, Signore. Guarisci la loro bocca, la schiena. Cominciamo via via che io nomino gli organi. Mettete le mani sulla testa, sulla pancia, sullo stomaco, a secondo quello che diciamo. Guarisci, Signore Gesù. Guarisci, Signore, le spalle. Vogliamo alzare le spalle, Signore, guarisci dalle artrosi. Artrosi alle spalle, Signore.
la schiena, Signore, raddrizza ogni schiena, Gesù. Distrugge le ernie, le infiammazioni alla colonna vertebrale, qualunque artrosi alla colonna vertebrale. Vogliamo fare la prova. Anche tu, fratello, che ci ascolti attraverso la radio, fai la prova insieme a noi. Abbassa la tua schiena, alzala, fai movimenti che prima ti erano impossibili da fare. Anche se hai qualche poco di dolore ancora, insisti. Insisti sul dolore e vedrai che il Signore prenderà in considerazione la tua fede e ti guarirà. Debla, assistis. Santo, santo, tesestes, o flaivlete, suistes. Tocca il nostro stomaco e guariscici, Signore Gesù. L'intestino, Gesù. Le mammelle, Gesù. L'utero. Guarisci la nostra vescica, Gesù. Il Signore sta portando sopra le braccia di una persona in mezzo a noi, perché tu non puoi alzarle molto queste braccia. Signore, piano piano, molto, molto dolcemente, ti sta cercando di portare queste braccia su. Vogliamo portarle tutte in alto e abbassarle poi. Il Signore ci sta toccando. Anzi, diciamo allo spirito di infermità che ha soltanto poco tempo, perché noi gli daremo un tempo e entro quel tempo dove deve andare via. Metteremo come sempre il cronometro e diremo che ci ha stancati, basta, nel nome di Gesù, fra 10 minuti, da questo momento in poi tu vai via. Vai via da noi. Il sample assistis tola. Tu sai che hai finito di tormentare questi figli di questa chiesa. Tibla, ai suistis, parte il cronometro. Partito il cronometro. O fai suistis, tocca le ginocchia, Signore. Mettiamo le mani sul petto se abbiamo dei noduli, alle mammelle se abbiamo qualche problema al cuore. Spirito di dipendenza, spirito di malattia, di infermità, tu non puoi più stare. Io ti sgrido nel nome di Gesù. Ibisa inquide. Se ci siamo accorti di essere stati guariti,
portatevi come sempre alla mia destra. Di là San Suistes, il fa incontrui destes. Tocca Gesù. Santo, santo, santo. Gloria, 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 gloria. Ti sgrido. Malattia nel nome di Gesù. Lea su Suistes. Lea su Suistes e lai Suistes. Lea su Suistes. Portati alla mia destra. Se ti sei accorto che il tuo collo, l'intestino, metti le mani nell'intestino, nello stomaco, fai la prova con le braccia, con le gambe, con le articolazioni della mano. Il Signore continua a toccare e a guarire, Gesù. I blinds e suistis, i franconcrui e braidestis. Non vi stancate. Adesso lo sapete bene che il Signore prova prima la nostra fede, poi ci guarisce. E ansa, I always estis. Gloria, 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 gloria. Te esistis. Il franconcrui esistis. Santo, 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 santo. Dei gestes, e quises, santo, 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 teie, te fredes. Santo, santo, Ois, dai destes. Ois, tocca, Signore, continua a toccare, Gesù. Dies, e finto, vieni alla mia destra, hai sceso, hai solo 10 minuti. Spirito immondo, debla a Jesus. Ora, Signore, toccaci ancora. Lai esistes. Tu esistes. Ti sei già stancato.
Prova ancora, prova ancora. Non è passato ancora il tempo. Sono passati solo 7 minuti. Dosh, I resist. Io ti sgrido. Spirito di malattia nel nome di Gesù. Baile così, resist. Santo. Santo, santo, santo. Santo. Il Signore, ecco che incomincia negli ultimi minuti a guarire. Facciamo un applauso, arriva la prima guarigione. Always. Nulla fa questo. Tocca a Gesù. Tocca a Gesù. Ai sai, sister. Ora esiste. E a Santo stesso. Poi esiste. Toccatevi la pancia, metti le mani nell'intestino. Se ti sei accorto di essere guarita, vieni sulla destra. Ai santa ai libre hauses. Ora rialzati e prova da capo. Rialzati dalla sedia. Prova da capo. Usa. Holy Jesus. Santo, santo, santo. Santo, gloria, gloria. Vieni alla mia destra se sei stato guarito. Santo, 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 santo.
santo, santo, santo. Scaduto il tempo, d'uso, deisa letter, santo, gloria. Ancora il Signore guarisce. Gloria. Santo. Vieni alla mia destra, gloria, 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 grazie Gesù, arriva un'altra guarigione, grazie Signore, holde destas, santo, santo, gloria. Santo. Gloria, gloria. Speranza. Ancora, ancora guarigioni arrivano. Grazie Gesù. Con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Signore, se io non avessi te? Solo tu, speranza del mio cuore,
sarei se non avessi te in questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei? Santo, santo, santo. Chi guiderebbe i miei passi con amore? Chi porterebbe nelle prove una parola di conforto per me? Il Signore guarisce, il Signore si ferma. Se ci fermiamo noi, tu non ti fermi e il Signore non si ferma. Prova ancora, lo insiste. Gloria, oh mio Signore, cosa farei? Chi mi potrebbe consolare? I miei passi con amore, chi porterebbe nelle prove una parola di conforto per me? Gloria, gloria al Signore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 guarigioni. Vediamo ancora qualche altro. Santo, santo, santo. Santo. Alleluia. Vogliamo farle queste testimonianze e mentre le facciamo qualcun altro arriva che si è accorto di essere guarito. Continua ancora a fare ginnastica, tu che stai in via di guarigione. Vogliamo sentire queste testimonianze. La sorella è arrivata con un mal di schiena, non poteva abbassarsi, non poteva da fare. Quanto ce l'aveva questo mal di schiena? Anna Maria, da parecchio, da quando ha avuto Paolo. Quindi sono? Quasi 4 mesi. 4 mesi. E quando mi alzavo la mattina mi faceva male qua giù. Tutta la schiena. Sì. Da 4 mesi a questa parte. Mi faceva male. Può darsi che nel portare il bimbo in braccio, quindi anche. No, i pesi. I pesi. Vediamo adesso che cosa puoi fare. Questo non lo potevi fare. Ti faceva male. Gira un poco. Ecco, metti la schiena dietro. Tu dici che dritta non la potevi tenere, quindi fammi vedere adesso, riesci a stare dritta? Grazie Gesù. Per me la tua casa sono io.
Mio marito, anche la sorella aveva la schiena bloccata. Sì. Non poteva fare dei movimenti e stasera è venuto qua giù con i dolori alla schiena e invece adesso dopo la preghiera guarda che cosa. Cosa non potevi fare, vediamo. Alla Maria stavo da 3 giorni che non mi potevo né abbassare né sta seduta né all'impiedi. Quindi hai visto, adesso sono stata all'impiedi tanto tempo, invece non ce la facevo a stare. Ho sentito come un fuoco, quando tu dicevi muovetevi, muovetevi, e si è tolto il dolore, ce la faccio abbassarmi. Vediamo, vediamo in pratica, ancora. Portati un po' dietro con la schiena così, non ti fa male più. Non neanche a fare, insomma, nessuno bloccata completamente. Niente proprio, Anna Maria. Tranquilla, niente. Gesù. Sabatino Anna Maria è stato guarito all'anca, lui aveva dei dolori al lato destro, faceva dei movimenti, però tu sempre con questo dolore costante. Durante la preghiera ha fatto i movimenti, quando tu hai invitato a farli, il Signore l'ha guarito. Sì, effettivamente avevo questo dolore all'anca, mi potevo muovere però con dolore. E questo dolore mi portava anche ad avere un dolore nella gamba, con i nervi e tutto. E ora invece... Girati un po' così, fai i movimenti che non potevi fare. Questo movimento laterale che non potevi fare. Dolore proprio forte. Mi prendeva anche tutta la parte dita della gamba. Ma che cosa hai sentito nel momento che venivi guarito? Caldo. Un caldo. Un fuoco. Sì. Poi sparito il fuoco, sparito sì, anche il dolore. Intanto diciamo che inizialmente il dolore stava andando via, quando sei venuto per la prima volta vicino a farmi in posizione. Ho continuato a muovermi e poi successivamente, nella seconda volta che mi ho posto le mani, è passato tutto. È passato ogni cosa. Grazie Gesù. Sentiamo Anna Maria. Sentiamo Angela invece teneva da un paio di giorni il braccio che non poteva muovere, gli faceva male. E stasera si è sbloccato. Il braccio sinistro, non riuscivo a fare, portare i pesi, mi faceva male proprio dal braccio in poi. E non riuscivo nemmeno a alzare, ora riesco ad alzare qua. E c'ho ancora come se tenessi fuoco dentro il fuoco al braccio. Vediamo, fai, vediamo i movimenti. Dolore non ce l'hai? Ma il fuoco c'è ancora. Senti ancora caldo e stai sudando dal calore. Grazie Gesù. Anche la sorella Anna Maria Gesù ha guarito la schiena. Lei è da un mese che aveva questi dolori, è venuto qua giù stasera con i dolori, ha seguito la preghiera, tu che le dicevi di muoversi, lei si è mossa, il dolore è aumentato e poi è scomparso del tutto. Vediamo, vediamo, fai il movimento che non potevi fare. Questo non lo potevi fare, neanche questo. La punta dei piedi. Invece da circa un mese e poi anche al tatto sentivo dolore se mi toccavo. Se ti toccavo. Quindi non ero impedita solo. Aspetta, adesso dov'è? Fammi, mostrami dov'è? Ah. Qui. Vediamo un poco. Ti fa male? Ancora? Nulla. No. Grazie Gesù. Anna Maria, il fatto che Rocco stia arrivando qui dritto, senza dolore alle gambe, è il miracolo che Dio ha fatto per lui questa sera. Avevi dolore ai muscoli delle gambe e alle ginocchia. E quindi che cosa non potevi fare, Rocco? No, io non potevo stare all'impiede. No, all'impiede non potevo stare, sono sceso qua giù che barcollavo. Invece adesso vediamo come puoi camminare. Vediamo. Ecco, grazie signora. Bene, allora grazie al Signore. Grazie. Gesù è il Signore. Yeah.
sera.